terra, comandante. Lo vedo. Impediscilo. Sì, signore. Sono il comandante dell'aereo EGCL. Richiedo immediata autorizzazione all'atterraggio. Prima o poi l'avrai. Intanto mantenga questa rotta. Ma devo atterrare. Ho finito il carburante. Devo atterrare. Lo sappiamo, ma continui così, capitano. Non tenti più di scendere. Falco 7 Egypt Air, mantenga questa rotta. Continuano a sorvolarci, signore. Certo, finché non li autorizzeremo l'atterraggio. Hai idea di quello che sta succedendo agli italiani, generale? No, non ho idea del perché non ci autorizzano a scendere, colonnello. Hanno chiuso l'aeroporto. L'aereo egiziano è a corto di carburante. C'è un altro scalo. Negativo. Gli ordini sono questi e prima o poi ci faranno scendere. Speriamo che sia così. Chiama la Casa Bianca, presto. Chiami il primo ministro Craxi a Roma, per favore. Sì, signore. Qui Hotel Rafael. Il presidente Craxi, per favore. Non posso disturbare il presidente Craxi a quest'ora. Chi lo desidera? Il presidente degli Stati Uniti. È una questione della massima urgenza. Attende. Buonasera, signor presidente. Mi dispiace di disturbarla a quest'ora, signor primo ministro, ma è una questione di vitale importanza. Devo informarla che abbiamo una situazione di emergenza a Sigonella. La capisco perfettamente. Sì, ne ero già stato informato. Le chiedo, quale capo del governo italiano, di autorizzare l'aereo egiziano ad atterrare alla base NATO di Sigonella, insieme agli aerei americani che lo stanno scortando. Siete certi dell'identità delle persone a bordo dell'aereo egiziano? Senza alcuna ombra di dubbio. In questo caso saremo lieti di cooperare, signor presidente. Autorizzerò l'atterraggio. Falco 7, abbiamo luce verde. Fatelo scendere subito. Ricevuto, lo facciamo scendere. Resta in linea. Falco 7 Egypt Air, cominci la discesa. Il suo aereo può atterrare, comandante. Avete carburante per altri 4 minuti. Sembra che gli italiani hanno dato il permesso. Falco 7 a comando operativo. L'aereo egiziano è atterrato in questo momento. Restiamo qui a pattugliare il settore. Egypt Air è tutto vostro adesso. Affermativo, Falco 7. Molto bene, signori. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo giù alla svelta, ci prendiamo quei banditi e ce li portiamo a casa con noi. Move it!
Tony Chiarico, comandante della base. Le chiedo di richiamare i suoi uomini e di farli risalire immediatamente. Colonnello, sono il generale Davis. Ho l'ordine di prelevare i terroristi a bordo di questo aereo. Ordine di chi? Posso saperlo? Del governo degli Stati Uniti d'America. Noi non siamo in America qui. Questa è una base NATO. Che io ho l'onore di comandare e che si trova in territorio italiano. Intende dire che lei ordinerebbe ai suoi uomini di impedire con ogni mezzo la cattura di quei terroristi? Farò quanto riterrò mio dovere perché il diritto internazionale e le leggi italiane siano rispettate.